Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, oggi andiamo a vedere quello che è successo a Como al Senigallia, dove Pisa ha perso per 3-1. Io avevo detto, no, già in tempi scorsi ho detto bicchiere mezzo pieno, ma perché? Perché la squadra è quella, l'allenatore soprattutto è questo, l'allenatore è questo, abbiamo questo disponibile, i giocatori sono questi disponibili, la situazione è questa e non cambia. Le vittorie con Cittadella, perché Cittadella, quindi abbiamo vinto insomma l'ultimo minuto, eccetera, eccetera, e anche la vittoria con la Ternana, che l'ho detto anche nell'altro video, cosa ha fatto? Ha dimostrato che la Ternana effettivamente ci aveva tirato di più. Noi abbiamo tirato veramente poco, siamo inconcludenti, e poi ci ha regalato la vittoria perché la Ternana, tra l'altro, ha preso due pali, una traversa. Questa era stata la situazione. E oggi si è confermata in toto, quindi Loria 5, perché incerto su, poi anche nel secondo tempo è andata bene, che non ci hanno, che non abbiamo risbagliato, cioè, insomma in fase di impostazione siamo imbarazzanti, semplicemente imbarazzanti. Il discorso è presto fatto, quindi Barbieri 6, sì, un bel pendolino sulla fascia, eccetera, eccetera, poi è entrato Tana gli ultimi minuti, ma ha giocato quel poco che ha giocato. Caracciolo 5 oggi non mi è piaciuto bene, niente. Sì, qualcosina in fase difensiva, in impostazione. Lasciamo perdere oggi, lasciamo perdere. Canestrelli 5 canestrelli, perché quando i due centrali difensivi non concludono, è chiaro che uno prende 5 e l'altro 5 di conseguenza. Touré 5. Ha rimediato anche un'ammonizione, quindi macchinoso nel gestire sicuramente la palla. Cosa dire? Insomma, non è stato il solito Touré, e quindi è stato costretto il predestinato a sostituirlo con D'Alessandro. D'Alessandro 5 e mezzo, non è che abbia, non ha spinto sulla fascia come al suo solito, e quindi non ha dato nessun guizzo, diciamo così, in particolare alla squadra. Marin 5, perché ha pasticciato con il portiere, con Loria, insomma, e quindi ha regalato la rete. Quindi il Pisa dopo 10 minuti era già sotto di 2 gol. Questo è quanto, insomma, Veloso 5 e mezzo, non niente. Ah, sì, amministra qualcosina in certe situazioni, ma cioè, da uno come lui, io sicuramente mi aspetto di più. Questo è quanto. Esteves 6 e mezzo, l'unico che alla fine, diciamo così, spinge un qualcosina, gestisce dei buoni palloni, va avanti senza paura, aggredisce l'avversario. Insomma, qualche imbucata l'ha fatta, quindi bravo Esteves. Beruato 6 oggi, bravo, perché insomma alla fine una sufficienza piena, volenteroso oggi. Per nulla timoroso, quindi è stato protagonista nell'unica rete che poi Pisa è andata a fare. Arena 6, Vispo è bravo, veloce, insomma, anche se qualcosina sbaglia, forse poteva dare qualcosina di più, ma Ramoni 5 e mezzo, subentra per dare una spinta in più, non dà niente, quindi 5 e mezzo, 5, 5 e mezzo, poco importa. Malacca 4 e mezzo. Niente, niente di che. Bonfanti 5 e mezzo, anche Bonfanti, ma perché io questo ragazzo non è al, cioè, non era al 100% sicuramente, ma questo ragazzo lo elogio, io ce l'ho, lo vedo come attaccante, lo vedo bene. Purtroppo è che oggi non è arrivato niente, nulla davanti, non si riesce a costruire niente, macchinosi, laboriosi. Non si riesce a fare niente, e soprattutto non si conclude niente, perché non abbiamo punte, non c'è niente. E poi chiaramente il predestinato ci mette del suo. Oggi Moreo 6, bene, porta via l'uomo nel gol che accorcia di distanza e il suo risultato essenziale per svuotare lo spazio sul secondo palo. Questo ha fatto Moreo. Il resto lo sapete, sapete cosa ne penso. E quindi Aquilani, un bel NP di nuovo, predestinato, non capisci, non capisci, non capisci.
È semplice, no? Il predestinato è il secondo, Varese mi pare, se non è. Se, il predestinato è il secondo dei predestinati. Io non so quale dei due sia più duro a questo punto, no? Ma tanto, io l'ho detto e l'ho ridetto, la situazione è questa, la squadra è questa, l'allenatore purtroppo è questo. La società non batte chiodo, si fanno le press conference diciamo così, del nostro presidente che vaglia e valuta solo i discorsi. Qui sì, i discorsi, voglio dire, le chiacchiere, tutto quello che vogliamo noi, ma alla fine c'è un campionato, non c'è solo... diciamo così, lo stadio che poi il comune, il Corvino, era prima, era dopo, e tanti discorsi, e poi il centro sportivo, e qui il bollettino, sì, tutte cose che possono essere, anzi, sono e devono essere interessanti, anzi, devono coinvolgere, io sono d'accordo, c'è anche un campionato, e scendere in campo, o meglio, scendere in conferenza stampa e dire effettivamente qualcosa abbiamo sbagliato, non dire se non vi va bene me ne vado, non è quello. Secondo me, ma dire magari sì, effettivamente abbiamo veramente fatto degli errori nel calcio mercato, perché questo è, ma io è inutile da quant'è che lo dico, poi verrà qualcuno qua sotto a dire qui là, io vabbè, non mi interessa perché ognuno è libero di pensarla e di vederla come vuole, ma la situazione, cioè il stringi stringi è questo. E io vi esorto a dire se non è così o se è il contrario. Scrivetemi nei messaggi sotto perché i vostri messaggi sono importanti, li leggo sempre, coricizzo, eccetera, eccetera, rispondo. Ma perché? Perché mi interessa il vostro pensiero. Questo è quanto. Magari dici, ma Sandro, ma cosa dici, ma cosa vedi? Questa è la situazione. Cioè, si è concatenato con la Cittadella e con la Ternana soprattutto una coincidenza, diciamo, astrale che ha portato il Pisa ha la vittoria, ma era una vittoria un po' così, ecco, diciamo, nelle righe, tra le righe. Io speriamo che me la cavo, speriamo che arrivo presto, l'ho detto, lo ripeto, lo ribadisco, a 43-44, nel più breve tempo possibile, perché noi da questa squadra, quest'anno e soprattutto da questo predestinato, non ci possiamo aspettare altro. Questa è la situazione. C'è il discorso, ora si va a playoff, io ne ho sentite di ogni. La situazione è questa. Io speriamo che me la cavo. Questo è il punto. Questo è quello che penso. Giusto, sbagliato, è un mio pensiero. Magari sbagliato, magari non è così, magari non sarà così, magari si andrà a playoff, magari si andrà anche in Serie A, non lo so. Io è quello che vedo, ma non è che lo vedo da adesso, lo vedo già da un po'. Questa è la situazione. Perché quello che abbiamo in mano è questo. E soprattutto chi allena quello che abbiamo in mano è il predestinato. La società lo vede come un predestinato. A cosa? Non si sa, ma sarà. Chi vivrà, vedrà. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!